Amici di Lady Radio, buonasera da Giacomo Guerini, bentrovati a Puzzle. Come ormai lo sapete, tutti i giovedì vi diamo una tessera per costruire alla fine un puzzle, l'immagine della nostra città del cuore, Firenze, anno dopo anno. Oggi andremo nel 2008, ma andiamo, come dire, con ordine, quindi abbiamo due dei tre moschettieri presenti, perché Riccardo Ventella, lo sapete, un giovedì sì e un giovedì no è a Parigi, e oggi è giovedì... giovedì dispari, quindi giorno dispari, sì, quindi a Parigi, 5 di tocca a Parigi. Abbiamo due moschettieri invece, tra l'altro li devo ammonire perché non sono a un metro di distanza l'uno dall'altro. Ma Fabio, ci si ama, no, è da Fabio sempre, Catasciato oddio. E Massimo Mattei, credo siamo che contaminati secoli fa, oddio. Che questo coronavirus però insomma favorisca l'amore platonico, sì, rispetto a quello sì, un problema un po'. Ma insomma, no, io no, parla al microfono, però io sono sempre per l'amore. Sì, quello si fa quella maniera tradizionale, insomma, sei un po' conservatore per l'amore. Sì, però io e Massimo siamo persone espansive, cioè ci rimane difficile se vediamo qualcuno che conosciamo, eccetera, non allungare il braccio, la mano, dargli bacio, fare no. Sì. Quindi noi si soffre come bestie, si soffre come bestie. Vabbè, insomma, speriamo che questa cosa duri poco. Potete mandare i vostri messaggi tramite WhatsApp e non si rischia nulla. 3925727775, la messaggeria di Lady Radio. Potete anche intervenire chiamando allo 055572637, che a me mi fermano per la strada. Ora, non è che vorrei fare quello famoso. Ma si può intervenire, certo che potete intervenire. Basta telefonare allo 055. L'altro giorno mi ha chiamato una persona, mi ha detto: Mattei, non ne azzecchi una con le canzoni, però ti ascolto. Vedi, io ieri sono andato all'orafo per comprare un pensierino per la mia figliola. Prima mi ha fatto per la moglie, no. Bella sarebbe stata. La moglie per l'anniversario del 2 giugno, ma mia figlia fa 18 anni il 10 marzo, per cui... E l'orafo... Ti accorpi le feste? No, 2 giugno, sì, festa della Repubblica. Per risparmiare. Per l'anniversario e per la festa della Repubblica ti ho regalato questa cosa qua. Fanno anche la sfilata. Insomma, l'orafo mi ha detto, prima mi ha fatto pagare, poi mi ha detto ci ascolta sempre. Questo è importante, insomma, perché comunque... Non ti ho fatto lo sconto. Lo gireremo alla pubblicità, questa cosa dell'orafo. A Bagno a Ripoli. Allora, però lo sapete tutti, noi partiamo da momenti storici della Fiorentina per poi divagare e andare a parlare della nostra città. Allora, io credo che questa sia stata la settimana di maggior gioia da quando io seguo la Fiorentina, insomma, si va nel 2008, perché questa settimana cominciò di domenica 2 marzo, cominciò con questa partita, regia. Montolivo è andato verticale, occhio adesso allo spunto con la palla verso Jorgensen, posizione regolare, 1-0 Viola, bucata la difesa della Juventus e l'esultanza di Prandelli. Esplode di gioia il popolo viola. Occhio alla battuta dentro verso Trezeguet, freco di pugni, pallone che rimane in mezzo, 1-1 Sissoko. Si sta aprendo Molinaro, palla per lui, dentro Trezeguet, Del Piero, attenzione al movimento, battuta profonda a cercare Del Piero, Camoranesi, 2-1 Juve. Avevano chiuso su Del Piero e Trezeguet, è arrivato Camoranesi, troppo libero, insiste Osvaldo, spunto di Osvaldo che poi ha cercato la sponda, pallone che diventa buono per Papavaigo, può controllare destro, 2-2 Papavaigo, e la Fiorentina trova la parità col secondo gol consecutivo di Papavaigo. Osvaldo la tiene lì, cerca Pazzini, pallone buono per Papavaigo, cross in mezzo, Osvaldo, 3-2 Viola. Eccoci, allora la Fiorentina vince 3-2 a Torino contro la Juventus, una partita mitica, insomma, che io ho ancora brividi quando, secondo me vale quasi il 4-2, questo 3-2, perché la Fiorentina va sotto, tra l'altro sono punto a punto Juventus e Fiorentina in quel periodo, si giocano Fiorentina un posto 4 Champions, punti in meno e vince, va un punto dalla Juve, e tra l'altro insomma una partita vinta anche da Prandelli, che fa dei cambi, sposta Jorgensen in tre posizioni diverse, inserisce Papavaigo, Osvaldo. L'unica pecca di quella partita, se possiamo dire, è che il gol di Osvaldo viene segnato in posizione regolare, perché se fosse stato anche in fuorigioco, no, io visto non sono d'accordo, no, insomma, a me la rubata mi sarebbe piaciuto, no, di più, invece purtroppo Osvaldo era messo bene. Al gol di Osvaldo non si capisce nulla, siamo tutti davanti alla televisione, a parte 500 eroi partiti per Torino. C'è chi pensa abbia segnato Pazzini, voi no, chiaramente un segna Pazzini, no. Segna Osvaldo. Vabbè. Grande soddisfazione, Fabio, un momento molto alto della Fiorentina. Fu un momento spettacoloso quello lì della Fiorentina e Prandelli, perché quella era una squadra che era comunque fatta con tanti giovani, con un grande giocatore come Mutu, ma durante il corso dell'anno
Seppe anche vincere e fare delle imprese vere e proprie con giocatori che non erano espressamente pensati per vincere un campionato. Osvaldo e Papa Vaigo erano uno di questi, poi Osvaldo ha avuto una carriera turbolenta ma con punte straordinarie. È diventato un ballerino, esatto, un cantante, tornato in campo, è tornato in campo, ora vuole giocare. Sì. Quindi veramente quasi gol da centrocampo. Quel momento lì ci fu la simbiosi totale fra la città e Prandelli, e tra l'altro furono questa è la partita di cui parleremo dopo, così concentrate, così attaccate una all'altra, che ce le fanno ricordare come fosse una partita sola, infatti, anche se c'era una differenza. Quattro giorni dopo, di giovedì, il 6 marzo, giorno del mio compleanno peraltro, la Fiorentina domani, che gioca in Europa League. Tra l'altro quella è un'Europa League particolare, perché la Fiorentina torna in Europa dopo tanto tempo, passa ai preliminari con il Groningen, che noi vediamo sul canale porno Pippa Channel, come si chiamava, una del genere, perché quella fu una genialata. Quella fu una genialata. Ecco, voi tutti a comprare. Io non lo sapete. Ma guardate queste cose, anzi. Quella lì poi dopo andò sulla set, insomma, Però quella lì su Sky invece si poteva comprare solo l'evento, quindi ho comprato solo l'evento che doveva finire subito dopo la partita. Quindi io guardavo la partita del figliolo, invece dopo proseguiva, quindi dovetti cambiare canale. Velocemente. Tra l'altro la presentatrice era questa pornostar che poi è morta poco dopo, poi la donna, pace alla mia sua. Però insomma, poi l'Europa League venne trasmessa da Telemonte Carlo allora, e tra l'altro c'era Massimo Orlando come seconda voce a commentare le partite della Fiorentina. Fu una cavalcata quella in Coppa UEFA fino alla semifinale, e questo forse fu il momento più alto. Regia. Buono l'assist per Montolivo, ancora una conclusione, Casey, Ufalugi, Kuzmanovic, e il gol! Kuzmanovic, Fiorentina in vantaggio, 1-0! Che bravo, ci aveva già provato prima, è la stessa conclusione, solo che ha sorpreso questa volta Howard, intelligente l'appoggio da parte di Ufalugi che di prima gliela tocca perfettamente con i giri contati, lui con l'interno del piede, senza dare grande potenza ma precisione, mette la palla nell'angolino, un gol meritato perché la Fiorentina ha creato. Eccolo qui, il primo gol in Coppa per Slavko Kuzmanovic, dopo la prima conclusione di battuta di Montolivo, è bravo Ufalugi a tenere il pallone lì, e lo svizzero ci prova per la seconda volta in questa circostanza, Howard non ci arriva, che sta facendo molto bene il movimento di Santana, Jorgensen, la sponda, Montolivo, che gol incredibile, 2-0, Riccardo Montolivo, e questo è un gol fantastico, grande giocata di Santana che si libera con un colpo veramente fantastico, vede l'inserimento di Jorgensen che con l'esterno capisce che da dietro arriva Montolivo che calcia al volo e trova l'angolino, un gol fantastico, bellissima l'azione della Fiorentina. La Fiorentina batte 2-0 l'Everton con una partita sontuosa, diciamo, un clima completamente diverso, piove, fa freddo, è rispetto vero, perché a Torino. Torino c'era la gente in maniche di camicia e torso nudo, maglietta, perché era un inizio di marzo spaventosamente caldo, poi arrivò invece una sorta di gennaio inoltrato il 6 di marzo, e a Firenze quasi nevicava. Segnano Montolivo e però Kuzmanovic, ricordiamo che quella è la Fiorentina che ha visto partire Toni, una Fiorentina che si basa su questi giovani talenti che tutti ci auguravamo di veder crescere fino a veder vincere lo scudetto, un idolo, vero, una squadra che non perde praticamente mai e che va avanti in campionato e in Coppa, tant'è che a Firenze, siccome ci piace prenderci a martellate, c'è chi dice usciamo dalla Coppa UEFA perché se non si può arrivare a quarti e viceversa. Invece in realtà la Fiorentina riuscì ad arrivare alle porte della finale della Coppa UEFA, perché una partita seminale drammatica. Io scusate, lo voglio ricordare che vidi accanto a questo signore, a Massimo, accanto a me, insieme di lui moglie, e fu un lui accompagnò la moglie ci stringemmo tutte le mani nel momento in cui la Fiorentina tirava l'ultimo rigore, quella che ieri poi purtroppo tirò in curva Ferrovia. Tanto ricordiamo che in questa partita con l'Everton la Fiorentina passa ai rigori e li battono tutti i ragazzi, perché li batte Pazzini, Montolivo, Santana. Mentre con i Rangers tirarono i senatori, Liverani e Vieri li tirarono tutti di là dalla curva Ferrovia, insomma, vabbè, lasciamo perdere, insomma, quello fu un anno particolare. Intanto chiedo alla regia di attivare il primo collegamento telefonico. La Fiorentina arriva in semifinale di Europa, di Coppa UEFA, però accede alla Champions League per la prima volta, perché le altre due volte insomma la perde per un finale incredibile, rimonta sul Milan, cui recupera tre punti nelle ultime due partite. È l'anno della rovesciata di Osvaldo a Torino. Vedete, capisco anche di calcio. Esatto. Lei si ricorda quasi tutto. È l'anno della buona memoria. E allora, no, io guarda che
Matteo mi guarda e vuole io subito, come dire, lo lancio, perché lui, io gli dovrei chiedere cosa meriti quando Osvaldo faceva la rovesciata e parte subito. Ero sposato, però non voglio sapere che dove avevi visto i piatti dei Mattei. Io non voglio sapere altro, va bene? Va bene. Ne parliamo dopo. Allora, i piatti del Mattei no, però. No, i piatti del Mattei no. Bisogna essere invitati a cena dai Mattei per scoprire come sono i piatti dei Mattei. Sergio Salvi, tutti i colori del calcio. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera, caro amico, buonasera. Allora, quando si parla di Liverpool, tutti si pensa a Liverpool, ma l'Everton è un'altra gloriosa squadra di Liverpool. Tra l'altro la squadra tifata per davvero da Paul McCartney, no? Quando i Beatles, si dice Beatles, il Liverpool. In realtà erano legati più all'Everton che a Liverpool. La prima e vera squadra di Liverpool è l'Everton. Ecco, lei mi diceva quando ci siamo sentiti fuori onda che è una storia particolare legata anche alla religione. Sì, avrei bisogno di 2 minuti in più del consueto. Allora lei ha 4 minuti, prego presidente. Ecco, mi ne dia 4:30. Bene. Allora, ecco, la cosa divertente è che, dunque, Liverpool è una grandissima, importante città perché ci veniva importato il comune dall'America, il cotone dall'America, dalle piantagioni, e per via di terra, per ferrovia, andava nella vicina Manchester, dove c'erano le industrie. Sì. Quindi Liverpool era costruita intorno al porto. A un certo momento nel quartiere di Everton c'era due edifici molto importanti. Una si chiamava San Domingo House, che era fatta da un industriale, un certo Holding, che aveva le piantagioni di zucchero a San Domingo, e quindi aveva chiamato San Domingo House questa sua residenza, fabbrica, eccetera. Sì. Accanto, siccome importava lo zucchero, aveva anche una fabbrica di caramelle. Eccole. Chiamata Toffee House, e qui ci siamo e ci si avvicina. A un certo momento questo Holding costruì uno stadio, un grande campo di calcio. Come a Firenze. No, ecco, andiamo avanti, sennò si perde tempo. Come un grande campo di calcio che affittò a una squadretta della parrocchia locale che si chiamava San Domingo. Era una parrocchia però non anglicana, ma diciamo eretica, cioè era metodista. E questa è una cosa abbastanza interessante, questa parrocchia metodista. L'Everton era la squadra di questa parrocchia. Outing lo fece diventare un football club abbastanza importante. All'inizio si chiamò San Domingo Football Club. L'anno dopo cambiò il nome in Everton Football Club e diventò la principale città squadra di Liverpool. E diventò molto importante. Arrivò al punto però che questo Outing disse: se volete continuare a giocare in questo campo che è di mia proprietà, mi dovete raddoppiare perlomeno l'affitto. Loro non ci stettero, gli altri membri del consiglio dell'Everton Football Club, andarono da un'altra parte e fecero questo campo di proprietà di Aldegar, il famoso Anfield, no? Sì, infatti. E loro si trasferirono vicino al Goodison Park, dove fecero il loro squadro. Il loro campo di calcio dell'Everton. Sì. Per vendetta questo Outing decise di fondare una nuova squadra di calcio che chiamò Liverpool. Ed è per questo. No, prego. E ora c'è un'altra cosa importante. L'emigrazione irlandese, che è Liverpool è di faccia, è il canale d'Irlanda, insomma, sì, di faccia d'Irlanda, aumentava talmente che diventò tifosa dell'Everton, anche perché molti di questi immigrati irlandesi facevano i venditori di caramelle, quindi la Toffee House era lì e le conveniva. Allora, che bella storia! È divertente, no? Come cosa? È un po' tipo il teatro San Marco, la scissione. Un po' come quella dell'Inter del Milan. Non è tanto una scissione. Sì, sì, però il presidente ha chiesto 4 minuti. Se si interrompe, si va, ragazzi. Presidente, vada a chiudere. Ecco, e che cosa succedeva? A un certo momento, gli irlandesi che vendevano le caramelle. Fecero una caramella di menta particolare dal colore azzurro,
che si misero a vendere all'uscita degli stadi del Liverpool, quindi a Goodison Park. E per cui dico, i tifosi dell'Everton sono diventati i Toffees. Presero il nome di caramellai. I Toffees. Questo è abbastanza importante. Quelli invece di Liverpool, che... Dunque c'è anche una cosa importante, perché aveva preso la maglia azzurra a Liverpool, aveva la maglia azzurra, sì, mentre Liverpool se la fece rossa. Sì, infatti, che è il contrario. Con cui sono noti i tifosi del Liverpool era Pool, fa parte del nome che vuol dire pozzanghera, e poi sono diventati Red, to cool, perché a un certo momento si fecero anche le mutande e i calzettoni rossi oltre alla maglia. Bene, Presidente, bisogna fermarsi, siamo abbastanza... Sì, infatti io praticamente ho finito. Bene, tanto ci si sentirà presto per il Liverpool. Grazie, Presidente. Grazie. Grazie, Presidente. Una pausa e poi torniamo qua, perché 2008 ci ha ricordato... Incatasciato, è l'ultimo anno in cui noi non ci sa Facebook e tutta sta roba, che non so se ci ha agevolato o complicato la vita. Se ne parla tra poco qua alle di radio. Si diceva, Fabio e Massimo, che nel 2008 si comincia a vedere sul finale questo Facebook. Io mi scrivo ad agosto. Sì, 2008 o 2009? Io ai primi di ottobre, quindi sì, tutti noi venne fuori lì, ma insomma nessuno aveva gli smartphone, si cominciarono a comprare dopo. Allora i primi modelli, un po' dopo, ma basta pensare all'inizio dell'anno... 2007-2008 nessuno avrebbe pensato. Fermatevi, perché dobbiamo cambiare il mondo, no? Con la nostra redazione di Parigi, dove abbiamo Riccardo Ventrella. Allo, mi sento un po' Ruggero Orlando, anche se lui non bella. È bello, bello. Un po' Demetrio Volci dall'Eliseo. Demetrio Volci è uno dei migliori inviati di sempre, diciamolo, direttore del TG1 dell'Ulivo. Per dire, è anche un po' falò fraiese, perché lui era effettivamente soprattutto fraiese da Parigi. Dovresti dare una pedata a quello che ti sta dietro, e soprattutto ci auguriamo che tua moglie, diciamo, non sia la moglie di Fraiese. Ecco, la moglie di Fraiese, quante diottrie a qualcuno di voi, amante degli animali, tra l'altro. Marina Lofer, Marina Lofer. Vabbè, fermiamoci, perché qui si sta divagando. Io su questi argomenti non so niente. No, per carità. Allora, Riccardo, tu ti sei prenotato l'argomento social, cosa ci vuoi dire dei social? Ma che cosa posso dire? Che quell'anno fu l'anno effettivamente... Abbiamo perso Ventrella. Qui c'è il telefono, Meucci. Allora, pubblicità, e tra poco torniamo col Ventrella. Proviamo a riattivare il collegamento con Riccardo Ventrella da Parigi. Insomma, si diceva, i vostri ricordi sui social, Mattei, te è ripartito con Io Pedro. Sì, io devo dire che mi iscrisse praticamente di forza un personaggio che poi è diventato un politico importante, molto importante, e che adesso... Che è Conte? No, uno è stato due o tre presidenti. Gentiloni? Prima di Gentiloni, quello fu presidente di Gentiloni, che mi disse: ora basta, ti iscrivi. Io non volevo iscrivere, che figurati io sono. Invece poi Facebook, devo dire,
mi ha creato anche forse un personaggio, sì, con alcune storie. Sì. Però mi ha iscritto lui, fece tutto lui, lo fece fare insieme a una ragazza della segreteria, che è Veronica, me lo ricordo ancora, mi fece tutto lei, e io ero lì e facevo, sì, figurati, non dura nulla. Non dura nulla, e invece è diventata parte integrante delle nostre vite. Ventrella! Sì, è stato un sabotaggio, perché Mattei, che è una macchina di like, voleva parlare lui, ovviamente. E quindi prego, l'ha fatto buttare giù la linea. Secondo me non ha portato bene parlare di Fraiese, comunque, andiamo avanti. Di Marina Lozza. Allora, che ne parliamo e diciamo che quell'anno, ti ho detto, è stato l'anno di Facebook, che io avevo un account fatto l'anno prima, perché c'era stata la necessità di tenersi in contatto con dei miei amici, ex colleghi di università che stavano all'estero e che avevano questo strano strumento, che allora non esisteva nemmeno in italiano, perché il sito in italiano arrivò in quel 2008, e quindi... E con questo Ventrella ci ha stracciato tutti e tre, diciamo, perché... Attenzione! Però io me ne facevo di poco, perché non c'era nessuno. Improvvisamente, a partire dall'estate, ci fu un'escalation di iscrizioni, si iscrivevano tutti e le richieste d'amicizia giungevano a grappoli. Allora il sito era ovviamente molto diverso, e mi ricordo che gli status erano in realtà delle frasi. Sì. Cioè tu dovevi mettere una frase in senso compiuto per fare lo status, ed era più organizzato, diciamo, per status. Non si potevano, per esempio, postare gli altri testi poetici dell'amico Mattei o le grandi riflessioni politiche dell'amico in casa Sciato. Non c'è verso. Ma bisognava, diciamo, essere un po' più era un po' più per segnalare come si stava, ed era difficilissimo, insomma, riuscire a condensare tutto in quelle poche. Io vorrei mettere a tema con voi una cosa accadda a me, perché a me invece mi scrisse la moglie e io non capii bene cosa fosse sto Facebook, per cui chiesi l'amicizia a tutti e li siamo mangiati come Guerrini. Ok, eri furbo, eh? Quindi mi rispose uno, disse: ma ci si conosce? Dissi: no, ma ci siamo uguali. E lui mi rispose: non mi sembra un buon motivo. Dissi: ma che tu vuoi? Poi andare a vedere, era di Siena e della Juve, e quindi lo fa mai, e parte, insomma, non andò bene. Invece un sacco di altri Guerrini mi dettero l'amicizia, ecco. Quindi avevo questo gruppo di amici, chiamavamo Guerrini, ecco. Ma stai per serve anche a conoscere chi ha lo stesso cognome, ho scoperto, perché anch'io ho fatto amicizia con dei Ventrella in giro per l'Italia e anche per il mondo. Vedi, insomma, quindi ci sono ricordi particolari che hai riguardo a Facebook? Andai a vedere tutte le mie ex fidanzate. Ecco, vedi. Ma, tutte, la realtà, quante erano? Praticamente non mi bastavano 5.000 amici. Ragazzi! Poi dovremo fare un'altra puntata, una trasmissione proprio di Mattei, dopo mezzanotte. No, allora, io ho due ricordi. Uno è quando arrivai ai primi 1.000 amici, che mi sembrava, insomma, di poter parlare già una platea, direi, notevole. Vasta. Insomma. E poi quando mi fu possibile installare Facebook sull'iPod. Sull'iPad? I modelli, quelli... No, sull'iPod. Quello delle canzoni. Poi sarebbe esatto, perché c'era il modello con schermo sul quale in maniera rudimentale, ma si poteva installare Facebook. Questo mi sembrò una conquista tecnologica avanzatissima. In realtà poi, insomma, già c'erano i primi modelli di iPhone, insomma... Dopo gli smartphone sarebbero diventati una merce comune, e poi sarebbe arrivato l'iPad nel 2010. Però l'arrivo di Facebook sull'iPod mi sembrò, insomma, già di entrare in un altro mondo. Adesso, cioè, abbiamo fatto proprio, veramente li abbiamo stracciati, se pensiamo a quello che era 12 anni fa. Ecco, devo dire la verità, anche questo vorrei rifletterne con voi. Mia moglie l'altro giorno mi ha detto: che ci stai a fare su Facebook? È una cosa che ti costringe a stare insieme a delle persone con le quali non vorresti stare. In effetti, io vedo post della gente, mi arrabbio, magari sti imbecille, guarda sto ridino. Mia moglie ha detto: ma che ci stai a fare? Non ha tutti i torti, no? Poi alla fine forse andrebbe selezionato. No, Mattei c'ha un suo pubblico, io no, quindi io rispetto a Mattei c'ha fan e sto a guardare gli altri. Quindi no, ma cosa c'è? No, io posso parlare? Certo. No, io mi sono trovato, mentre ho grandi difficoltà sugli altri social, Twitter non mi riesce, perché sono uno che verboso. Lo spiegone Mattei, che chiaramente ho ripreso da un maestro del giornalismo che è Milano. Da Milano. E, però
anche su Instagram ho problemi, perché per me la foto non caratterizza. Poi ci sono delle foto naturalmente che sono riuscito a fare anch'io poche, che parlano più di un articolo, più di qualsiasi cosa scritta, però io ancora amo la parola scritta e quindi Facebook è il canale mio preferito. Devo dire che i giovani non Facebook, no. Nessuno assolutamente. No, vero, ma vero. La mia bambina soltanto TikTok, cioè TikTok e basta. Sì, TikTok e poi Instagram in gran parte. Sono immagini, guardano. Le immagini guardano, la parola dopo un po' annoia. Perché guardano prima di altro, prima di scrivere, guarda. Ventrella, se sei su TikTok. No, Miromega era una cosa terribile. No, ragazzi. Noi ce lo lasciava leggere. Noi si leggeva, infatti. Paolo Flores d'Arcai. No, si leggeva, io credo io. Bellissimo. Questi hanno letto delle cose, se uno le facesse leggere a un ragazzo ora si porta. Chi sia marxista. No, vabbè, Micromega hanno comprato un paio anch'io, devo dire la verità, ma insomma, no. Lasciamo perdere. Ventrella, vuoi dire qualcosa su Micromega? Quando Giovani e Massimo era una rivista seria, poi dopo è... Tanta roba. Ci fu una volta con Karl Popper, dimmi Ventrella. No, volevo solo dire, per chiudere, che io, diciamo, su Facebook ho sviluppato questa tecnica delle rubriche, insomma, che mi ha anche portato fortuna, da una addirittura ci ho fatto un libro. Insomma, settorializzarsi e parlare solo di alcune cose, per esempio per me evitare scientemente di parlare di politica e di altre cose, e credo che in questo caso i social network, nel lavorare sulla memoria, nel ritirare fuori delle cose, abbia una sua utilità. Per il resto, diciamo, è spesso diventato, insomma, la tromba di Eustachio di come tutte le cose, no? Dipende dall'uso che se ne fa, no? Esatto, dipende dall'uso che se ne fa, però concordo che, diciamo, non sia esattamente una cosa da giovani e giovanissimi, perché insomma non è diventata una cosa così immediata, bisogna andare altrove. Io su TikTok so che cos'è, ma non ci sono, anche perché non avrei il tempo di produrmi così efficacemente. Bello TikTok, ma non ci abiterei, Esatto. Riccardo, grazie mille, torna presto. Alla prossima settimana, ciao a tutti. Grazie a Riccardo Ventrella. Abbiamo qualche minuto e il nostro storico incatasciato ci ricorda il 2008 e anche l'anno delle elezioni ad aprile, però un aprile molto più amaro per il centrosinistra rispetto a quello del 96. Beh, no? Perché furono le elezioni di una strepitosa e splendida campagna elettorale, fu quella del primo Partito Democratico di Veltroni, bella, no? Molto partecipata. Piazze piene. Urne abbastanza piene, ma insomma quelle altre erano piene di più, perché poi il PD fece uno straordinario risultato, probabilmente irripetibile anche in altri momenti, ma poi il centrodestra, che era unito, vinse nettamente e cominciò una stagione molto difficile per tutti, per l'Italia, per il PD, per il PD di Veltroni, per Veltroni per stesso, Veltroni poi Romo, però insomma quella primavera ce la ricordiamo. Tra l'altro fu una primavera particolare, che fu una primavera fredda, cioè quella stagione era iniziata con l'Everton, proseguì e fu contraddistinta dalla canzone di Jovanotti, per chi... Poi ci arriviamo dopo. Questa è mia. Fermi. Insomma, la canzone... andiamo avanti. La canzone e fu contraddistinta dal fatto che poi, proprio in quei giorni lì, quando la Fiorentina ha perso un inutile partita con l'Inter 2-0 a Milano e si stava avvicinando alla Champions League, ci fu la sera della domenica le elezioni, poi i risultati arrivarono il lunedì e insomma cominciò una nuova stagione del centrodestra in Italia che segnò molte cose. Cioè, era il centrodestra unito, insomma, Berlusconi ebbe una maggioranza clamorosa in Parlamento, però di lì a poco clamorosamente uscì la sinistra dal Parlamento, sì. Perché è l'unica volta ancora è stata presente. E poi però fu rappresentata da Fini, che in corso d'opera diventò per gli immigrati, per mi guarda male Mattei, però insomma Fini, da quando incontrò la Tugliani, cambiò completamente. Tra il 2009 e il 2010. Che fai, Micacci, no? Vi ricordate quando ci fu sta lite tra Berlusconi e Fini? Ogni tanto si rivede, sì, questa cosa. Noi chiudemmo la... Io andai anche a portare il saluto come Presidente del Consiglio Provinciale al congresso di Futuri Libertà del Partito di Gianfranco Fini. E devo dire che feci il discorso a braccio e Fini mi citò e disse... mi ci sto come esempio di politico, e questo fece capire che era paradossale la situazione, tanto cioè, tra l'altro tra i delegati c'era di Futuro e Libertà c'era mia moglie, che sai bene che c'ha quella particolarità di essere
oltre che una grande tifosa della Fiorentina, essere un pochino più di destra. Un pochino più di destra, insomma, io sono una persona di sinistra, quindi lei di destra. Va bene, ok. Allora, però allora, non si può avere tutto dalla vita. No, ragazzi, voglio dire, quella, ora quella domenica, questa è una trasmissione politica. Mi fate fare quella di destra a me, perché io lo sono anche un po'. Quella domenica che si votò veniva tre giorni dopo una delle date più belle della storia della Fiorentina, sulla vittoria a Eindhoven 2-0 con la doppietta di Mutu, una partita incredibile. Sì, andò bene lì. Ma poi fu l'anno anche dove cominciò il percorso delle primarie. Cominciò alla fine dell'estate. 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, Matteo Renzi annuncia al Palazzo dei Congressi bravo, la campagna, la candidatura a sindaco di Firenze. E diciamo che PD la prende bene, cioè non è che crea qualcosa. Per un mese prima aveva annunciato la sua candidatura a Pistelli, quando Renzi si andi dopo ha deciso la presero andirà. Benissimo, cioè fu proprio non cambiarono nemmeno le regole in corsa, no tutto presero la più grande tronata della storia, cioè me la ricordo che essendo ero proprio appiccicato allora a Matteo Renzi e mi ricordo fecero di tutto per boicottarci, cioè c'erano persone che minacciavano e devo dire che poi dopo due anni li ho visti tutti renziani, la cosa mi ha fatto tanto ridere, cioè una particolarità di questo paese, erano tutti contro Renzi, fuorché la gente era con Renzi in quel momento, poi ma invece, un secondo dopo diventeranno tutti renziani e poi invece adesso ora ha perso la gente, sono tutti antirenziani e anche un po' la gente, devo dire allora facciamo una pausa perché poi torniamo, perché quell'anno lì si collauda la tranvia, questa creatura mitologica di cui si è parlato per anni pausa e poi torniamo con due protagonisti, ci rispondono al telefono, della tranvia sì e tranvia no. Tra poco alle di radio.
no? Prima, vengano messi i binari, vengono messi, scusate, le vetture sui binari, quindi sì, comincia a girare. L'impatto, diciamo, che c'è stato gli anni scorsi è stato minore, perché comunque era l'impatto di vederla sul Novoli o sul Rifredi, ma tutti sapevano cosa era la tranvia. Mentre invece dobbiamo pensare a vederla passare fra il Viale Talenti e il Ponte alla Vittoria. I lavori, lì tanta roba. Secondo me, se si deve parlare lavori della tranvia, complicatissimi, pieni di polemiche. Due lunghi, personaggi. Insomma, quindi fu un momento. No, ma te dici, io se arrivavo per fuori, sulla sono arrivato in fondo. Ho avuto la fortuna di lavorare, però Mazzulli, devo dire, ha fatto tutto. Allora, c'è stata una persona, un eroe assoluto. Poi Romo, che ha girato Firenze per anni dicendo: guardate, con la tranvia poi si starà tutti meglio. Il problema è che nel frattempo c'è chi è morto aspettando la tranvia. Mazzulli, buonasera. Buonasera. Ma quanto è soddisfatto ora a vedere tutta Firenze per la tranvia? Come, non ho capito? Quanto è soddisfatto ora a vedere tutta Firenze per la tranvia? C'è, cioè, le tre linee, insomma. ma infatti è una specie di legge del contrappasso in positivo, perché i riconoscimenti e gli elogi, anche eccessivi, devo dire eccessivi, che mi vengono fatti per aver tenuto duro, sono enormemente superiori agli insulti, che non erano pochi, che avevo raccolto quando si facevano i lavori, e tutti mi dicevano, mi davano del deficiente, del cretino. Però perché come Firenze non era adatta per la tranvia, eccetera. Però ecco, come in tutte le grandi storie ci deve essere un eroe e un antieroe. L'antieroe della tranvia era Mario Razzanelli. Buonasera, Razzanelli. Buonasera. Razzanelli si oppose con tutte le sue forze alla tranvia. Mi ricordo anche il referendum che Razzanelli propose e promosse a Firenze. Ebbe anche, come dire, la vittoria di no alla tranvia. Razzanelli, dopo tanto tempo, lei che dice che è stato, che alla fine è meglio che ci sia la tranvia, o che continua a pensare? No, attenzione, bisogna fare dei distinguo, perché altrimenti eccoci, si fa di ogni erba un fascio, ed è stupido parlare a questa maniera. Io non sono abituato a parlo di cose concrete. Sì. Io, per esempio, non mi sono mai opposto alla linea 1 della tranvia, perché è una linea che non impatta, una linea che ha servito effettivamente la città. Non solo, ma io ho detto che la tranvia, prima di fare altre cose, andava completata, cosa che non è stata ancora fatta e non si capisce bene perché, con un ramo che andasse a Torre Galli, al quale arrivano ancora tutti i giorni 20 o 30 mila macchine. Non si capisce bene perché quel ramo, che costerebbe anche relativamente poco, non si riesca a fare. Quindi non è vero che io sia contrario alla tranvia in senso assoluto. Io mi sono battuto per una cosa molto semplice. Prima di tutto, il passaggio della tranvia in Piazza del Duomo, di quella Gigio Sferragliato. Ah, è quello, vabbè, quindi ha vinto. Stop, un momento. Sì. Io, quando vissi il referendum, il buon Leonardo Domenici mi convocò in sala di Lorenzo, e vi ripeto le parole testuali che mi disse. Mi dice: caro Mario, è vero che ti hai vinto il referendum, però siccome è consultivo, non solo ti farò passare la tranvia in Piazza del Duomo, ma anche sotto casa tua. Parole testuali del sindaco del Ora non si sa dove abita Razzanelli, quindi non si sa se passa o no. No, non lo so, io so io dove ormai. Stavo sui viali, stavo vicino a Piazza del Duomo. Bene, detto questo, quando Renzi diventò sindaco, mi chiamò sempre in sala di Lorenzo e dice: Mario, io ti sorprenderò. E che fai? Dico: Matteo, per sorprendermi, senti, come te avrei visto durante il referendum sulla tranvia, io mi sono sentito molto fuori, ed è la verità. Ma siccome io condivido che la tranvia non debba passare da Piazza Duomo, i fiorentini hanno detto che non ce la vogliono, la prima cosa che farò nella mia consigliatura sarà quella. Perfetto. Di penalizzare Piazza Duomo. Bene. Quindi un risultato noi l'abbiamo ottenuto. Bene, Razzanelli, abbiamo una pausa. Abbiamo una pausa, torniamo tra pochissimo. Grazie. Bene. Eccoci ancora speditamente, torniamo un attimo da Mazzulli in questo ping pong sulla tranvia. Insomma, Mazzulli, sente, questa tranvia poi alla fine è nel cuore di tutti i fiorentini, eh? Sì, naturalmente apprendo con molto interesse, perché si vede che non ho buona memoria, che Razzanelli era per la linea 1 della tranvia. Questo lo apprendo stasera, mi fa molto piacere apprenderlo ora. Non capisco perché fu fatto il referendum
anche, anzi furono fatti due referendum, perché per fare il referendum contro la tranvia Razzanelli fece il referendum sulla prima linea, poi il referendum sulla seconda e la terza, perché non c'era, aspetti, non c'era, allora noi si voleva fare una cosa divertente e veloce. Non mi interessa assolutamente ritornare su quella discussione, insomma tutti entriamo ormai. Quindi va bene. Prima tutti entrambe, tutti mi dicono meno male, ma guarda, quando cosa significa andare a careggi in tram, è una cosa piacevolissima, ma ci voleva un'ora, eccetera. Ma, allora, giustamente Matulli ora si sta prendendo la rivincita, che è l'uomo che ha incassato più di tutti in quegli anni. Razzanelli, la sentiamo un po'. Razzanelli. Posso? Bene, sì, velocemente, perché siamo in chiusura. Velocissimamente, vabbè, se poi devo smettere, chiudo, non c'è nessun problema. No, no. Tanto il mio l'ho già detto. Allora, molto semplice, noi, quando è stata fatta la linea 2 della tranvia, il Comune ha fatto una cosa intelligente che gli ho riconosciuto. Ha progettato la linea 4. La linea 4 dalla linea 2 va direttamente in 1,5 km, arriva un 1,8 km, arriva a Careggi. Quindi uno poteva andare a Careggi senza invadere tutto il quartiere di via dello Statuto, e spendendo molto meno ci si arrivava da lì. Benissimo. Però l'ho detto a Dario Nardella, finisco, sì. Ma scusami, ma questa linea 4 perché non si è fatta anziché la 4, anziché la 3, la linea Careggi Statuto, Careggi Fortezza, e si risparmiava? Ma ha detto i due contratti di appalto erano collegati. Bene. E risultava difficile. Perfetto. Farlo. Grazie Razzanelli. Grazie Razzanelli. Mario, ciao. Grazie a Matulli, per questo non voleva essere un dibattito sulla tranvia, era soltanto ricordarsi dei lavori della tranvia. Grazie a tutti e due. Giorno, ma oh, ragazzi, ancora parte la bambola sulla tranvia. Un giorno vi racconterò della partenza vera del 14 febbraio. Con Matteo Renzi Smoking che va al Maggio Musicale, mi ricordo. Sì, e l'auto. Io che chiaramente era a lavorare anche San Valentino, per San Valentino. Come assessore al traffico, e il giorno prima Ferrovie, anzi il giorno prima il Genio ci negò l'autorizzazione a far passare la tranvia dal ponte sopra le Cascine, e al che io feci: Matteo, senza l'autorizzazione non si può assolutamente. E lui disse: a me che me ne frega, me ne frega, firmiamo. E si firmò, e se penso a tutte le nostre case, anche delle generazioni future, avremmo impegnato per ripagare se qualcosa fosse successo. Non successe niente, ed è stato un grande successo di critica e di pubblico. Ricordiamo anche, perché eravamo, insomma, questa cosa della tranvia ci ha preso, l'avete sentito nel notiziario poco fa, sono stati cancellati anche tutti gli appuntamenti sportivi di ragazzini dilettantistici di questo fine settimana, quindi non c'è sport nel weekend, se non quello a porte chiuse. Bene, allora andare a Carrara a portare la mia bambina a giocare, andrà in vacanza, farà una scampagnata. Allora, nel 2008 cinema, Fiorentini Superstar, perché al primo posto c'è Natale in crociera di Neri Parenti, al secondo Shrek 3 che non c'entra nulla con Firenze, al terzo Una moglie bellissima e Peraccioni. Quindi due fiorentini sono sul podio dei film più visti. Noi siamo contenti di avere con noi Neri Parenti, buonasera. Buonasera a tutti. Parenti, buonasera, insomma, io credo che se si va a vedere la classifica sia primo, non so quanti anni è stato primo, ma... Qualcuno, ecco. Qual è il successo di questi film? Le donne bellissime, la colonna sonora, i comici, com'è che tutte le volte facevate centro? Beh, intanto era un periodo molto particolare anche della vita sociale, insomma, in cui non c'erano tante preoccupazioni, in cui si pensava che andasse tutto bene, e quindi questa formula di evasione, insomma, era particolarmente gradita. Poi gli attori, di solito erano sempre gli attori in quel momento, era un mix di attori che in quel momento andavano per la maggiore, quindi era anche questo. Tant'è vero che adesso la cosa si è molto raffreddata, insomma, negli ultimi anni. No? Sì, i Natali sono finiti, no? Cioè, è più difficile Natale da qualche... Sì, insomma, anche questi film, diciamo, similari, poi hanno cominciato sempre a incassare di meno, non si fanno più quasi, perché costavano tantissimo, naturalmente, quindi finché hanno incassato tantissimo andava bene. Ma poi dopo... Quando hanno cominciato a incassare poco, andava bene. Sì, i famosi cinepanettoni, no? Quelli venivano chiamati cinepanettoni che uscivano a Natale. Noi stiamo parlando con il regista di Fracchia la Belpomare. Sì, noi stiamo parlando anche, di assoluto, assoluto. Io soltanto per quello, maestro, veramente. Sì, per tanto altro, ma soltanto per quello. Con Villaggio ne abbiamo fatte di tutti i colori. Per Banfi che entra nel ristorante. Benvenuti a sti frocioni. Cosa, non so se adesso si potrebbe fare un film così non so come si dice, è incorretto, inizia l'80 Fracchia la Belpomare, sarà sì, mi sembra
80 ero giovane. Non è che non si fanno più, si fanno film diversi, probabilmente oggi, anche parlando degli anni 80 oggi, non dico una banalità, ma naturalmente c'era una fusione di prodotto molto diversa, no? Oggi queste cose qui si trovano molto più su internet, certo, che non al cinema, sì, no? Certo, questo è vero, tipo è vero. Di pagliacciate, diciamo, si trovano, mentre invece i film oggi hanno preso un po' un'altra piega, anche perché il pubblico probabilmente ha cambiato un po' i gusti, c'è stato un cambio generazionale, insomma, tutta una serie di cose che messe tutte insieme evidentemente hanno fatto sì che il prodotto più gradito è diventato un altro, oppure c'è la star tipo Zalone che invece qualsiasi cosa faccia naturalmente. Parenti, ecco. ma l'attore o l'attrice l'ha divertita di più dirigere in tutti questi anni? Ma guarda, non vorrei fare torti, io sinceramente sono stato bene con tutti, anche perché dico sempre che i film li fanno gli attori, i film comici soprattutto alla fine li fanno gli attori, certo. Gli attori sono i cavalli, il regista è il fantino, ma se il cavallo non è buono non vince, no? Quindi ho sempre avuto un ottimo rapporto io con gli attori con cui ho lavorato, anche perché sono una persona educata, non strido mai, un regista insomma faccio valere le mie ragioni con il ragionamento, giusto, appunto. E questo diciamo è molto fiorentino, no? come atteggiamento. Sì, tanto ce ne sono tanti, no? sono io, c'è Veronesi, c'è Pieraccioni, come dicevate prima, cioè, ci sono tanti registi fiorentini. Senta Parenti, prima di salutarla, non so se lei, credo di sì, ha mai lavorato con Vittorio Cecchi Cori. Ho fatto 10 film, l'ho fatto. Ecco, che effetto le fa vederlo adesso piantonato? Addirittura insomma dovrebbe andare 8 anni in carcere, c'è stato un appello di tantissimi registi per non. Sì, anche da parte sua. Questo appello, ma mi sembra, io adesso chiaramente non posso entrare nella parte giuridica e giudiziaria. Sì, giuridica, perché non so cosa sia successo. Però sicuramente un uomo nelle sue condizioni di salute, anche sinceramente andarlo in galera è come ammazzarlo, insomma, io mi sembra una cosa veramente indegna, no? per dei reati peggiori si va in galera, per molto meno anche, comunque neanche un giorno ci dovrebbe andare secondo me. Perfetto, Parenti, grazie mille e buon tutto, insomma, buon futuro. Grazie a Neri Parenti, grazie. Ciao, grazie a voi, ciao. Allora, questo ragazzi stiamo parlando di un fuori categoria del cinema, io lo so che voi siete intellettuali, ma questo è uno dei registi di grandissimi numeri. Si cita tutti. C'è la pausa, fermo, pausa, torniamo tra poco con la musica. Mancano 5 minuti alla fine, Fabio Incatasciato ci ha lasciato di corsa perché credo sia preso voglia di vedere Fracchi alla Belva Umana dopo la citazione di Mattei, però non possiamo salutarci senza le canzoni dell'anno scelte da Massimo Mattei, per cui chiediamo alla regia di partire con la prima. Ah, vabbè. Vabbè. C'ho già le arie di quest'anno. Perché? No, vabbè. Penso che tu non mi dica niente. L'angolo coi pugni chiusi. Voi, oltre a cantarla a piangere, vuoi di qualcosa? Si va avanti. No, questa io credo sia tra le prime 5 canzoni d'amore più belle della storia della musica italiana. Ora io vorrei fare una cosa, perché segniamo le prime 5 più belle di Mattei, perché alla fine saranno 5. Ho detto d'amore. Saranno 50 alla fine. Allora, ho detto d'amore. Benissimo. Ho detto d'amore. Questa è tra le prime 5 canzoni d'amore più belle della musica. Giovanotti, che questa sì. Abbia dedicato alla figlia questa, può darsi. Alla figlia. Ma poi questa può essere riciclata per tutti. Ho visto video su Firenze con questo sottofondo.
perché c'è una, sono parole d'amore, le parole, cioè, d'amore sono universali. È come la cura di Battiato, per la dire. Cura di Battiato, che è tra le altre quattro. Tra le altre quattro. Per quanto riguarda le canzoni per le figlie, poi potremmo fare una trasmissione, c'è Culo Dritto di Guccini, bellissima, per dire un'altra figlia di Vecchioni. Figlia di Vecchioni, ma andiamo avanti e vediamo se ci riesce di avere qualcosa di un po' meno melenzo. Prego, regia. Oi, oi. Ma di qualcosa? No, questa è la canzone delle vittorie. Questa è la canzone delle vittorie, se ci pensi. Sì. Per un periodo tutti i momenti importanti venivano sottolineati da questa canzone. E Coldplay, sono Coldplay con Viva la Vita, è la canzone dei del successo, la canzone che si metteva per l'entrata dei personaggi famosi. Mi ricordo, per esempio, al Palazzo dei Congressi di Firenze, la chiusura delle primarie di Matteo Renzi fu con i Coldplay. Andiamo e avanti. Anche una canzone bellissima, Dicela. C'è Tempo di Ivano Fossati, credo sono le canzoni. Vabbè, sì, d'amore, una delle cinque. No, non è d'amore, è una canzone di sofferenza vera. È inutile parlare con te di sofferenza. No, perché non mi ha sofferto. È come parlare con di me di diete, che già in questo periodo la sto facendo. Io vado in ciclette. Prego, regia. Ecco, il maestro l'abbiamo citato. Questa canzone ha avuto meno successo. Però aspetta, di Franco Battiato perché e Carmen Consoli. Meno successo quanto ha meritato. Questa canzone è meravigliosa. Invito gli ascoltatori ad ascoltarla stasera a tutto l'universo. L'universo obbedisce all'amore. Carmen Consoli e Franco Battiato è una canzone incredibile che quando ho scoperto che era del 2008 ho detto non posso non metterla nella mia quaterna. Perfetto, abbiamo l'ultima della quaterna. Prego. Fabri Fibra e Gianna Nannini. Arriva Fabri Fibra sul panorama, arriva questa nuova forma musicale e devo dire che Fabri Fibra lo considero uno dei migliori esponenti. Questa canzone in Italia con Gianna Nannini, il testo è interessantissimo, è fuori dai miei schemi perché non sapete benissimo, io sarei un neomelodico, sì. Io sarei il Tony Colombo, il Gigi D'Alessio della fiorentinità. Però devo dire che in Italia di Fabri Fibra insieme a Gianna Nannini è una grande canzone che non si ascoltava tanto sulle radio perché era un po' volgarotta, sì. Ma che adesso secondo me è più attuale di allora. Benissimo, come sempre con le scelte d'autore di Massimo Mattei siamo arrivati alla fine. Puzzle torna giovedì non prossimo. Non ho parlato d'amore abbastanza. Se ne parla la prossima settimana. Che anno? Potrebbe fare il 2004, se l'ha detto, è lì che balla da un po' di tempo. Lì che balla, 2004. 2004 potrebbe essere, restiamo nel terzo millennio, vediamo un po'. Grazie all'ottimo Samuele Bigazzi che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Puzzle torna giovedì prossimo, sempre qui su Lady Radio. Rimanete con noi, buona serata.